Buongiorno a tutti e buon venerdì a tutti. Giustamente, ovviamente, stamattina mi sono alzato subito, verso le 6:30, le 7, per poterne andare a prendere una boccata d'aria come faccio tutte le altre volte, giustamente. E stamattina, quelle sono le 7:20 che mi sono alzato. C'era tanta nebbia e c'era freddo. Ora ce ne sa, ce ne sa! Manco loro sanno che cosa deve. Ieri segnavo su telefono, nel meteo, maltempo, temporale, bufere, eccetera, eccetera. Mo, da stare la nebbia. Allora, io convinco che quando non sanno le cose, cioè loro non possono comandare il tempo. È il tempo che decide, comanda quando piove, quando fa e quando fa la maledetta primavera, maledetta primavera! Dopo, come da fare caldo? Ma c'è da avere. La sera è bollente, è capito? Mo si sa bene perché mo è freschino dentro. Ma tra poco si comincia a bruciare. E io quando brucio? E io quando brucio? Divento infiammabile, ce ne sta! Divento infiammabile, infiammeggiabile, come si dice? Allora, oggi diciamo che fame proprio io non ne ho proprio. Con tutto quello che ho mangiato ieri poi. E secondo me che la fame al king, la fame al king, faccio mangiare tutto, tutto. In modo che poi quando apri il frigorifero, il giorno dopo, e sai il video che devi fare, non ti trovi più niente nel frigorifero, fai così. Maledetta primavera. Ma io ho fatto il porco, ho mangiato tutto. Il mangiare ce l'ho, però giustamente non mi manca mai. Però per farvi capire, dove? Chiamate la regolata. Yassare! Bene, ora. Innanzitutto accomodiamoci. La bella tovaglia nera, pulita e bellissima che mi ha regalato il grandissimo Cischi, number one. Salutiamo il carissimo Cischi alla DOC, Alessandro, il manager, tutti i gruppi, Giancarlo Milano e tutta famiglia. E un saluto speciale grandissimo Andrea Lipira e Pasquale Piscitelli. Bene, com'è? Mi stavo dicendo, ha dato maltempo, ma il tempo qui, la volta si usa, fuori si sta bene, diciamo che non sono tanti gradi, sono 30, 29, 30 gradi, diciamo che si sta bene. Però sul telefono a me segna sole, domani temporale. Allora deve essere così, alla MERS. Mo' deve piovere, e domani c'è il sole, cioè loro non sanno neanche loro cosa dire, non sanno neanche loro cosa dire, come o di o col di giannovo veni novo utenda novo l'am le chi de bive le chi de laura sono tutti de bive, sono, cioè non sanno cosa dire, cioè io sto bene, preferisco anche che tutti quanti siano bene. Niente, io mi mangio una fetta di prosciutto cotto Alto Adige di montagna. Guardate che meraviglia! Ma è scena Natale, giusto per veramente. L'altra volta vi ho detto che questo canale può essere anche un canale da parlare, diciamo, ragionamenti. Politica no, perché sono ignorante nella politica io. E roba di politica non capisco niente, non capisco un tubo. Io capisco a mangiare, a farvi divertire. Jessica come sempre. Domani devo fare pulizia a casa, tutta la casa, ogni sabato la faccio la casa, che la faccio. Non sì, non è così, però di più il sabato la faccio di più.
che me la fai. E più tardi vado a fare pure la benzina, che sono pure senza benzina. Ciao, Raffa. Madre. Giustamente ci beviamo un bel bicchiere di vino nelle tenebre, giustamente. Da qua sono stato un tap. Il tap, guarda, metto sempre, faccio questo qua. Di carta, che la carta non fa evaporare il gas, perché nell'ambrusco c'è il gas. Attenzione, allora, vale la pena che fa la schiuma, eh? Che bella schiuma, guardate, guardate, perché fa la schiuma? È semplice, perché c'è il gas nel vino. Se non ci stava il gas nell'ambrusco, niente, questo è un ambrusco secco, buono. A me sinceramente piacciono più i vini frizzanti che non i vini fermi, quelli che non hanno il gas. Volevo fare a Kug Pritz alla vostra. Potevo mangiare anche questo, ma non mi va. Guardate, non mi va. Giusto per allegrarvi un po', oggi il tempo è talmente in silenzio che quando una cosa è in silenzio io non sto bene, non so. Aggiustiamo un po' la luce qui, che se do la luce ne tanto. Ah no, sta bu. Se do la luce ne tanto, ven fuori di fase, la luce del telefono. Allora è proprio così, è in automatico, fa così. E niente, che voglio dire? Io quando sto in silenzio mi sento bene, ma è proprio l'aria, proprio fuori, che il mondo tace. Beh. Sì, le persone ci sono in giro, le vedo, però troppo silenzio non mi quadra, cioè è strano. Qui l'unico rumore che sento è lo scarico che scarica sempre. E sapete, l'ho mangiato, è cagato, e l'unico rumore che sento pure è il rumore della bocca. Salutiamo tutto il Famila di Brescello, il Sigma di Brescello. Oggi è venerdì, domani è sabato. E tra poco si avvicina anche il mio compleanno, giustamente. L'8 settembre. A manga l'8 settembre. 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Che meraviglia, ragazzi, non ci posso credere. No, ci sono 5 giorni. Sabato, domenica, lunedì. Da questo mese arrivo fino a 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 giorni. Gli asseudan, gli volango. Maledetta primavera. Ragazzi, purtroppo ho 48 anni, anzi, calma, mancano 11 giorni all'appello, eh? Insomma, la pena. Divento vecchio veloce, no? Io vi cercherò sempre di regalarvi un sorriso, fin quando il Signore mi dà la forza di andare avanti. Se voi mi date la forza di andare avanti, giustamente, il maestro lo fate campare 100 anni, modo di dire. Però io preferisco non abbandonare, vediamo, altri, ce l'ho 48 anni, altri 18 anni che arrivo a 60 anni, giustamente. Cioè, poi ho fatto calcoli male i conti, allora 48, 50, e tu 50, e lì, no.
48 e tu 50, 10 anni, 12 anni, altri 12 anni, arrivo a 50 anni, no, a 60. Oh, ce l'ha sta, tutti sulla testa, tutti io sto dicendo. Allora, 12 anni, arrivo a 60 anni, in 12 anni spero di arrivare su, in alto, mo, e arrivo a 60 anni, mo, per avere 100.000 follower. Che ne sa, 100.000 visualizzazioni, 100.000 iscritti, due, qui se ne parla a campare in eterno, qui se ne parla a vivere in alto grado, qui se ne parla di 80, 90, 100 anni, e ciò va con me, ciò va con me. Io spero di arrivare il più presto possibile, che salgo tutta la montagna, ma poi se arrivo a ci resta 50.000 iscritti, ma pure 30.000, ma pure 20.000 iscritti, ce ne sta, cioè, 40.000 visualizzazioni, 40.000 iscritti, 20.000 iscritti sono pochi, e 20.000 iscritti li faccio fra un anno, fra 2 anni, no, fra un anno arrivo, già sono quasi a 6.000 iscritti, grazie a voi, giustamente. L'unica cosa che mi mancano di più sono le visualizzazioni. E iscritti, giustamente, per poter prendere qualcosa almeno lavorativo, perché io con voi lavoro, io con voi ci sto lavorando. Devo lare a mano, ne udosse una terrorista, dove siamo la laurea, maledetta primavera. Niente, ragazzi e ragazze, signori e signori, amici, amiche, fratelli, sorelle, bambini, soprattutto il nostro futuro. Mi raccomando, chi non è iscritto ancora sul canale, alla Doc Romano, iscrivetevi YouTube. Chi non è iscritto su Facebook, la nuova pagina alla Doc Romano, iscrivetevi. E chi non è iscritto ancora su Instagram alla Doc Romano, iscrivetevi. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti e buon venerdì a tutti, anche perché maledetta primavera, anche perché è venerdì stasera, è venerdì, voi uscite, io non esco, io rimango a casa. Dove vuoi andare da solo? Ma che stiamo a scherzare? E niente, poi domani arriva sabato che uscite di nuovo. Insomma, di nuovo, buona giornata a tutti. E ci aggiorniamo stasera. Che do? C'è Sach! Non sa più nemmeno cosa mangiare. Dai!